Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscita Sisney, secondo capitolo, o per meglio dire, seconda parte del nuovo capitolo della versione giapponese, che ci permette di ottenere questo nuovo personaggio da parte di Final Fantasy VII Crisis Core. Abbiamo visto un bellissimo trailer, abbiamo visto tante belle robette, ma ciò che ovviamente ci interessa di più vedere è senza ombra di dubbio il pull, quindi vedere effettivamente che cosa ci consente di ottenere la free pull che abbiamo a disposizione con questo banner. Eccola qui, nuova LD per quanto riguarda il personaggio di Sisney, ripetizione in questo caso, ovvero rerun dell'LD di Zidane. Abbiamo anche il banner ancora, in teoria, forse c'è ancora, sì, dove c'è ancora la sua BT e la sua LD, dato che è stato praticamente reworkato in questo capitolo. Ha preso ovviamente un aggiustamento per quanto riguarda il suo livello 90, per quanto riguarda ovviamente tutto ciò che va a caratterizzare il suo kit, ma che vedremo ovviamente come sempre stasera in live su Twitch. Io direi di iniziare col free ticket, vediamo cosa ci permette di ottenere il free ticket, ovviamente free bronzino come giusto che sia. Scarichiamo le armi, anche se in realtà ho fatto un backup o comunque ho scaricato praticamente tutte le armi nuovamente. Abbiamo X e LD da trovare, in realtà per me solo le LD da trovare perché la X la posso comprare coi token. Abbiamo anche 32 ticket, di cui due li tiriamo così, giusto per, e vediamo se effettivamente in questi 30 ticket si possa sperare nel miracolo, anche se vabbè, diciamo che 32 ticket sono un po' pochini. Ne butto solitamente 50, quando capita, dico i classici 50 ticket, però direi che innanzitutto cominciamo con la free pull. Ah, orba azzurra. Però vediamo, è successo che comunque dalle orbe azzurre magari qualche cosina si è sempre trovata. Chissà. Chissà. Capitolo ovviamente stupendo perché si vede Seppo, vabbè, ma quello ne parleremo meglio stasera. 35 di Zidane, ok, e anche la 35 di Sisney. Va bene, va bene, va bene. Ok, è arrivato il momento di vedere questi fantastici 30 ticket. Oh, con una orb dorata, cominciamo in maniera molto molto discreta. Ripeto, trovassi l'LD adesso sarebbe ottimo, perché la X si può prendere coi token, quindi non spenderei praticamente altre risorse. Ok. Oh, la X. Diciamo che da un lato sì, va bene, mi piace, però avendo i token avrei probabilmente preferito la LD. Altra orb dorata. Buono, con i ticket orb dorata che è meglio delle gemme praticamente, meglio delle gemme. Veramente, dovesse uscire la LD, va benissimo così. Arriverei praticamente alla fine del mese con la nuova summon nella maniera più corretta. Oh no, la LD di Zidane già ce l'ho. Maledetto. Perché esce sempre l'LD del secondo personaggio? Cioè veramente ogni volta è un trauma sta cosa. Cioè esce sempre l'LD del personaggio rerun e non l'LD del personaggio che ti interessa. Veramente brutta sta roba. Allora, c'è stato un bel cambio, però 15 e 15. Vabbè, niente, purtroppo ci abbiamo provato in questi 30 ticket, più la free summon,
Sì, che abbiamo ottenuto comunque la ex, abbiamo ottenuto tutto. Peccato non aver trovato l'LD, però magari stasera butteremo anche gli altri ticket che ovviamente otterremo all'interno del capitolo. Per cui non posso provare, diciamo, al 100% Sisni. Magari farò le board, giusto per portarmi avanti, ma non so neanche fino a che punto. E niente, io. Come sempre vi do appuntamento a questa sera, sempre ore 21 a partire su Twitch, sperando di non avere altri problemi come ieri sera, dato che mi è saltata praticamente la connessione e mi è tornata tipo alle 11 di sera praticamente, quindi tagliandomi completamente le gambe, però speriamo che oggi vada tutto per il meglio. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che i vostri pool siano andati decisamente meglio e noi ci becchiamo questa sera. Bye bye!